alla persona che vorremmo fare rimanere, e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa quando si muore davvero? Mistero. Il gioco si fa duro e non si può dormire, e non sappiamo più decidere se ripartire, e batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Cos'è che ci cattura e tutto ci moltiplica? Cos'è che nella notte fa telefonare? Quando si chiede, quanto si dà, quando si ama davvero? Mistero. E allora mistero mica tanto, perché alla fine Enrico Ruggeri ce l'ha fatta, esordio possiamo dire in Serie D a 64 anni, il sogno di giocare con Maicon, lui che è un grande tifoso interista, ed è successo proprio nel girone del Crema. Ne parleremo ovviamente anche questa sera, un po' stato l'evento, anche se di sportivo magari non ha tantissimo, poi ne parleremo insomma con i pro e i contro. Benvenuti a tutti in campo, è l'ultima puntata della stagione 2020-2021, ce l'abbiamo fatta anche noi come i campionati quasi di D e di C, sperando ovviamente che poi il resto della brigata, eccellenza, promozione e via discorrendo, soprattutto il settore giovanile, possa riprendere da settembre. Un anno difficile che chiudiamo con un ospite che è con noi per la prima volta, speriamo di averlo ancora in futuro, Luigi, detto Gino, Galli. Ciao Luigi, piacere, benvenuto. Buonasera. Allora, esperienze, ultime esperienze a Piacenza e Fiorenzuola nel settore giovanile, hai allenato anche al Casalesi, io ti ricordo non perché non so se ero già nato, però insomma anni 80, portiere della Casalese, sì. Origini casalesi di Casalmaggiore, anche se tu adesso vivi sul Piacentino, poco di là dal confine, diciamo. E 13 anni di settore giovanile e prima squadra della Cremonese. Quindi insomma, esatto. Non dimentichiamoci i colori grigio-rossi. No, perché il cuore è grigio-rosso. Esatto, ecco. No, lo chiariamo perché con Piacenza sappiamo che c'è questo rapporto leggermente un po' tribolato, diciamo. Gino, parto subito da questo tema. Ruggeri che entra in campo a 64 anni. Allora, diciamo che ha giocato 9 minuti iniziali, poi è uscito col numero 10, la gara era sullo 0-0, alla fine il Sona perde dall'Atrizium, l'Atrizium torna in gioco per la salvezza e qualcuno dice ma si poteva evitare. In realtà quando Ruggeri è stato in campo di danni non ne ha fatti perché, ripeto, si era sullo 0-0, la gara il Sona l'ha persa nel finale. Come valuti queste cose un po' estemporanee? Sì, diciamo? È estemporanea, però non ci farei della dietrologia, lui aveva questo grande desiderio e ci è riuscito, probabilmente voleva anche il numero 10 e è entrato subito, perché altrimenti magari poteva giocare negli ultimi minuti della partita in base al risultato, no? In cui poteva prendere, insomma, hanno fatto questa scelta, insomma, adesso diciamo che è bello che si torni a giocare, ecco, mettiamola su questo piano qua, perché se andiamo a cercare il pelo nell'uovo... Sì. Sono tanti gli intrecci, no? nelle ultime giornate di Serie D, chi perde, chi vince, c'è sempre qualcuno che pensa che ci siano chissà quali cose alle spalle. In questo caso probabilmente una motivazione diversa, il Sona già salvo, l'Atrizium deve vincere a tutti i costi, finisce 0-1, ci può stare, non è colpa di Ruggeri, anche perché, ripeto, finché è stato in campo no. C'era 0-0. Ma secondo me c'è più lealtà sportiva di quello che si pensa in giro, che noi siamo abituati a essere un po' avvelenati. Io mi ricordo anch'io quando allenavo in Serie D, le ultime partite si giocavano come le altre, le motivazioni magari facevano certo. La differenza, ma cioè, nessuno ha visto un soldo, ecco, no? Però tutti pensavano che ci fosse certo. questo certo. problema. Insomma, tutto sommato, vedere Ruggeri non mi è neanche dispiaciuto, dico la verità. Qualcuno ha detto ha toccato 0 palloni, forse un paio. Ma anche un bel fisico mi sembrava ancora... Sì, per l'età direi che ci stava. Allora, andiamo a vedere adesso, perché oltre che di calcio giocato si parla anche di struttura. Andiamo a vedere le novità, lo so che non è un incipit, diciamo, un incipit un po' insolito per tutti in campo, ma è un tema molto attuale. Lo stadio Voltini, che ospita sia il Pergo che il Crema 1908, e lo farà, credo, proprio anche l'anno prossimo, salvo complicazioni che però in questo momento non ci sono, si rifà un po' il look. Sabrina Grilli, che è la nostra inviata da Crema,
ci spiega un po' le novità proprio della struttura della casa della Pergolettese del Crema 1908. Lo stadio Voltini avrà finalmente livelli di luce adeguati agli standard richiesti per le riprese televisive nazionali e internazionali e ai livelli di categoria in cui le squadre giocano. Via libera da parte della Giunta al progetto definitivo per il nuovo impianto di illuminazione dello stadio Voltini, un rifacimento che implementerà l'impianto esistente con nuovi corpi illuminanti a LED di ultima generazione. La soluzione dello studio Idea di Imola prevede l'installazione di 73 proiettori, verranno rifatti anche diversi quadri elettrici e si installerà una regia per il controllo delle luci. Il valore complessivo dell'implementazione è di 550.000 euro, ma l'opera ora verrà messa a gara e dunque sarà oggetto di ribasso. Non possiamo garantire ad oggi che l'impianto sarà installato e pronto all'uso per la prima giornata di campionato, ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Fabio Bergamaschi, ma lavoriamo con questo obiettivo, in costante contatto con la Pergolettese. Non c'è dubbio che siamo arrivati a un progetto di qualità, efficiente dal punto di vista energetico, con un costo inferiore di oltre 200.000 euro rispetto a quello acquisito con la prima progettualità sottoposta al nostro vaglio. Anche il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, è fiera del risultato raggiunto, che adegua l'illuminazione dello stadio. Si supera così, ha detto il sindaco, la fase temporanea del noleggio delle luci da parte della società sportiva. La crisi sanitaria aveva congelato tutto, ma ora abbiamo mantenuto la promessa. Lo sport professionistico ha un valore sociale riconosciuto e squadre e tifosi hanno tutto il diritto di festeggiare le promozioni e le salvezze senza l'ansia dell'adeguamento dell'impianto in cui giocano. Allora, l'importanza delle strutture, Gino, direi che tu sei cascato bene, perché insomma Cremonese come strutture è all'avanguardia, Piacenza, anche il Fiorenzuola, anche il fiore all'occhiello del calcio dilettantistico, questa realtà, chiaramente anche il Voltini, come diciamo, si rifà il look anche per adeguarsi a normative. Beh, che vanno rispettate. Tu dicevi l'incipit non molto esaltanti, invece le strutture sono la base sulla quale costruire. Tante volte si pensa per prima alla forza della squadra, alle qualità tecniche, ma in sostanza le strutture rimangono e danno la possibilità di operare. Questo è un grande intervento che fanno su Crema, perché insomma 550.000 euro di illuminazione è un impegno importante. Sicuramente da quando la Cremonese ha una sua casa, ecco, è molto importante per quello che si può costruire. Quando non si ha una casa è più difficile, insomma. Ecco. Ma quando si deve andare in affitto, in sostanza. Tra l'altro In C anche l'Albino Leffe sta costruendo qualcosa di importante, lo dico perché tra poco ne parliamo, e per questo ha giocato in trasferto un anno intero, però ha sofferto un anno, anche se poi ha fatto dei grandi risultati, però adesso tornerà a casa in un bel impianto. L'Atalanta stessa, no? Esatto, ecco, esatto. Io direi che chi ha puntato sulle strutture e non ha guardato oltre il proprio naso, insomma, è stato più lungimirante e sicuramente è stato magari anche penalizzato, però se hai solidità di società e guardi lontano, secondo me i risultati possono anche arrivare. Andiamo a vedere, Gino Galli, prima guardiamo i play-off di Serie C come stanno andando, perché ci sono tre squadre del nord, poi vi dico perché faccio questa distinzione, dovremmo avere i risultati, eccoli qui, l'andata, Albino Leffe Alessandria 1-2, peraltro due squadre del girone del Pergo, queste, Padova Avellino, il Padova del girone B, l'Avellino del girone C, 1-1, c'è la gara di ritorno, è chiaro che Gino, Alessandria e Avellino a questo punto hanno un piccolo, forse l'Alessandria anche più che piccolo, vantaggio, no? Perché in trasferta... Sì, no, sorrido perché l'Alessandria ci ha abituato a di tutto e di più. Sì, è vero, no? Che è... Quindi da una parte vorrei anche che vincesse il suo campionato finalmente, ecco. Probabilmente, il Padova forse è la più attrezzata insieme all'Avellino, però... Secondo te Padova-Avellino finale anticipata o un po' eccessivo come definizione? Ma no, alla fine chi vince merita, quindi ci sta, è molto aperto, mi sembra, non c'è forse una... Sì, comunque anche il pareggio è un risultato strano, perché scarica la tensione su chi poi deve vincere in casa, no? E mentre quando giochi fuori casa magari ti liberi dal punto di vista psicologico di alcune pressioni. Pensiamo solo a Padova-Renate, all'andata il Renate aveva perso 3-1, è andato a Padova, vince a 3-0, poi ha preso il gol del 3-1 alla fine ed è stato eliminato perché era peggio classificato, però certo. È quello che stavi di fatto dicendo.
Perché ho fatto la distinzione squadre del nord, del centro e del sud? Perché vediamo come potrebbe essere il girone del Pergo l'anno prossimo, dato che sarà il girone del nord, appunto, come è stato detto. Gli asterischi rimangono tre: Albino Leffa, Alessandria e Padova. Se una di queste tre dovesse andare in Serie B, il girone sarebbe fatto, sarebbe di fatto stilato, perché sarebbero 20 squadre. Adesso sono 21. Se non va sull'Avellino e va su una delle altre tre, il girone è belle che fatto e non c'è bisogno di fare, insomma, troppi calcoli. Andiamo a vedere la Serie D, andiamo a vedere il Crema, che vive una domenica sfortunata dal punto di vista del risultato, ma fortunata dal punto di vista degli incastri, perché, come vedremo adesso, basta un solo punto per centrare i playoff in servizio. È un Crema 1908 graziato dalle circostanze e dai risultati delle altre, quello che esce con le ossa rotte da Ponte San Pietro, ma al contempo con l'occasione di chiudere il discorso playoff in casa domenica contro il Sona. Basterà un punto, dunque, fallire contro un team peraltro già salvo e che si è tolto pure lo sfizio di schierare il 64enne Enrico Ruggeri domenica scorsa, è quasi impossibile. Allo stadio Legler l'approccio del Crema sembra molle e al 25esimo nessuno ferma Bonassi, che va a segno. L'arbitro Virgilio di Agrigento ha però fischiato fallo su Ibe e assegna rigore. L'ex Atalanta Ferreira Pinto non si fa pregare e fa 1-0. La reazione ospite non c'è e i ritmi bassi aiutano gli orobici, ma Ibe colpisce male dal cuore dell'area di rigore. La prima azione in linea del Crema smarca Tomella su assist di Bardelloni, solo davanti a Pagno, che in uscita chiude lo specchio. In avvio di ripresa Ferreira Pinto trova Capelli, Ziglioli smanaccia e forse tocca l'attaccante, ma non per l'arbitro, che però non dà nemmeno simulazione. Bardelloni dall'altra parte tenta il tocco liftato, ma manca la porta. La stessa cosa fa, usando i metodi più spicci, Ferreira Pinto dall'altra parte, mentre il finale non riserva l'attesa sterzata. Un colpo di testa alto di Baggi da corner è l'ultimo squillo triste dei nerobianchi, mentre il Ponte San Pietro, con questi tre punti, fa festa perché ottiene la matematica salvezza. Subito i risultati, era la penultima giornata, mancano 90 minuti che si giocheranno domenica alle 16, ma qui c'è un risultato molto buono, che è quella sconfitta del Nibion Nozzono, che di fatto regala al Crema la possibilità, dicevamo, di qualificarsi ai playoff con un pareggio. Ve lo diciamo il perché spiegandovelo guardando la classifica, che vediamo subito a 90 dalla fine. Domenica c'è Desenzano Nibionno, quindi o una perde rimane a 52, quindi il Crema andando a 53 sarebbe a posto, oppure pareggiano. Il Crema col pareggio avrebbe, con l'arrivo a tre squadre a 53 punti, il Crema sarebbe quinto, perché avrebbe una classifica avulsa peggiore del Desenzano ma migliore del Nibion Nozzono. Addirittura, se il Nibion dovesse perdere, il Crema sarebbe nei playoff anche con una sconfitta. Analizziamo però la sconfitta in sé, mentre il Serenio, abbiamo visto, va matematicamente in Serie C dopo 39 anni. La sconfitta in sé è parso un Crema un po' scarico, può succedere dopo un derby perso ma ben giocato col Fanfulla che è secondo in classifica, come si può spiegare? Succede anche per il fatto che l'altra squadra si giocava la salvezza, insomma, sì. Per cui, e poi comunque le occasioni sono state all'infondo le stesse, ecco. Se sono quelle partite che magari se pareggi puoi anche riuscire a vincere, e poi invece probabilmente la grande determinazione del Ponte San Pietro, che con questi punti si salvava, ha fatto forse la differenza nei dettagli. Però insomma, rifiatare ci sta, adesso ci sono i playoff, ecco, i playoff andrebbero magari costruiti dalla federazione dando un po' più di peso, perché effettivamente, vabbè, sono playoff, però in serie è una soddisfazione, però dico... Esatto, a livello poi di acquisizione del titolo sportivo, cioè di promozione, c'è il rischio davvero che non servono a nulla. Ti chiedo, secondo te c'è qualche rischio con il Sona? Il calcio è sempre strano, però il Sona, l'abbiamo visto, sta un po' passeggiando ultimamente, non è che si stia dannando l'anima. Vorrei tirarmi le ire. C'è il rischio del fatto che se ci fosse solo la vittoria, ma col pareggio credo che insomma la partita non riserverà troppe sorprese, ecco. Bisogna proprio impegnarsi per uscire dai playoff, sì, così. Ecco, meno che non si vogliano fare, allora è un altro paio di maniche. Penso che sia un obiettivo comunque anche i giocatori, i giovani che ci sono, cioè tutti hanno voglia di mettersi in mostra e di,
e insomma alla fine arrivare, io penso arrivare quinti è meglio che arrivare sesti, anche se è banale dirlo, come arrivare decimi è meglio che arrivare undicesimi, bisogna sempre puntare a migliorare. Certo, sono assolutamente d'accordo. Vediamo invece cosa pensi tu di questa eccellenza. Facciamo un salto nel girone C, che non ha visto, ovviamente lo sappiamo, cremonesi e cremasche coinvolte. Questa è la classifica a 90 dalla fine. Si va verso la soluzione spareggio, perché il Leone ha perso 4-3 dallo Zingonia, il Lumezzane ha vinto 5-0 col Mappello, ne ha approfittato. Domenica Castiglione Lumezzane e Valcalepio Leone. Se finiscono a pari punti, attenzione anche allo Zingonia che teoricamente è ancora in gioco, giocherà con il Prevalle, però dovrebbero non vincere sia Leone sia Lumezzane, un po' complicato. Ripeto, se si arriva a pari punti c'è lo spareggio. Ti chiedo, Gino, non tanto, tanto un pensiero su questa classifica molto tirata, direi. La classifica è tirata, è figlia delle poche squadre, certo. Per cui ci mancano proprio quelle 5-6 partite che avrebbero allargato l'asticella. È successo anche nel girone dell'Emilia-Romagna. Bisogna poi vedere se queste squadre con così poche partite giocate sono attrezzate per la Serie D. Sicuramente così Lumezzane è una squadra di blasone anche, no? Per cui fino all'altro ieri era anche in Serie C, per cui insomma... Ti chiedo, Gino, questa soluzione di questo girone mini che molti hanno detto l'hanno fatto per giocare a tutti i costi, tu come l'hai visto da esterno, dal di fuori? C'è 11 gare per giocarsi un posto solo in D. Soluzione che si può stare in emergenza oppure si poteva evitare? Beh, sì, insomma, figlia dell'emergenza, e non stare fermi. Non dimentichiamoci che, insomma, è inutile giocare a carte coperte, no? Certo. Qua non tutti sono dilettanti puri. Esatto. E quindi, insomma, c'era anche un discorso di far lavorare, ma anche semplicemente, senza pensare ai calciatori, il magazziniere, i custodi del campi, tutte le maestranze che girano attorno a una squadra di calcio. Ecco, magari andrebbe un po' fatto emergere tutto questo mondo qua con dei contratti ad hoc. Ecco. Eh sì, se n'è anche parlato, poi però è stato un po', mi sembra, abbandonata questa strada. Vediamo se anche a livello proprio ministeriale, no? Perché poi è lì che bisogna agire, ci sarà qualche novità in futuro. Gino, andiamo a vedere invece l'altro tema. Hai parlato di moneta, fondamentalmente hai introdotto questo tema. I ristori, noi abbiamo preparato quella grafica che già l'altra volta avevamo visto, questo è quello che potrebbe arrivare in Lombardia. I ristori governativi solo fino all'eccellenza, dipendono poi dalle squadre che ci sono iscritte. Così ti chiedo l'impressione che hai, il calcio esce indebolito in generale, questi ristori possono bastare, sono un palliativo, come sarà il calcio dopo il Covid, cioè speriamo fra pochi mesi? Ma l'entusiasmo ce n'è tanto dal punto di vista dei dirigenti e di chi appunto vuole ancora impegnarsi nel mondo anche del calcio. Non sarà facile ripartire, perché c'è un buco di 2 anni di tanti ragazzi che magari sono stati distratti e non resteranno. Io non credo ne esca indebolito, perché comunque è semplicemente il segnale che anche appunto queste categorie da sole è veramente complicato, avendo perso magari sponsor, e comunque facendo anche un lavoro sociale, non solo di certo. agonismo, ecco, magari indirizzare bene queste risorse, però insomma, secondo me è il segnale, è la fotografia di quello che è un po' il calcio dilettanti oggi, no? Faticoso e nel quale bisogna mettere non solo entusiasmo ma anche organizzazione, insomma. Apriamo un capitolo professionistico all'interno di Tutti in Campo. Di solito parliamo di dilettanti settore giovanile, qui parliamo di un ragazzo che da Piadena Drizzona tra qualche giorno, dopo aver vinto lo scudetto con l'Inter, andrà a fare l'europeo. Vediamo prima le reazioni proprio del paese di Piadena Drizzona, da dove arriva il nostro, lo diciamo, classe 99, Alessandro Bastoni. Vediamo il servizio. Dallo scudetto nerazzurro agli europei con la nazionale italiana, dallo striscione istituzionale ai cimeli di casa Bastoni, come la rete recuperata dalla porta di San Siro dopo l'ultima gara contro l'Udinese. Piadena Drizzona impazzisce per il suo talento e ora attende gli europei nella certezza che il classe 99 si farà ancora una volta valere. Ecco i pareri della piazza caldissima Casalasca. 4 anni fa, 4 anni fa.
anni fa questa foto e ti aspettavi 4 anni dopo di vederlo addirittura agli europei? Sì, si vedeva già che arrivava a quei livelli qui. La sua umiltà subito all'inizio l'ha premiato fino a dove è arrivato e merita tutto quello che sta facendo, però non voglio dimenticare che dietro c'è veramente una famiglia, che è papà Nicola, mamma Monica, i fratelli, sono veramente una famiglia esemplare. Il nostro striscione che abbiamo messo in piazza già dice tutto, ma non si sapeva ancora della convocazione, quindi sono una cosa dopo l'altra, arriva questa cascata di notizie, non così per diventare tutti papà, però un po' ci sentiamo tutti papà di Alessandro, senza portare via niente al suo papà che si chiama Nicola Bastone, quindi un grazie a lui, un grazie a tutta la famiglia. Famiglia, sono miei clienti, dalla mamma al papà, anche Alessandro con la sua macchina. Come giusto anche per giocare in nazionale, dai. È un ragazzo che è bravo, serio. Cosa ti aspetti da questo europeo, sia da lui che dall'Italia? È una bella squadretta, giovane, quindi penso che faccia una bella figura. Come famiglia lo guardate insieme, dove sarete? Avremo la fortuna di essere presenti a Roma dall'11 giugno, e mentre per le fasi poi delle altre partite del girone si spera a quelle successive, vedremo man mano. Allora, a gennaio sembrava difficile, poi la scalata di Alessandro con l'Inter. Noi ci facevamo domande del tipo chissà se lo porto o meno. Oggettivamente poi la sua ascesa non è mai stato in dubbio, poi soprattutto nelle ultime fasi, nelle ultime chiamate. Allora Gino Galli, apriamo la parentesi europeo, calcio ad alto livello. Cioè Alessandro, non ti chiedo, secondo te lo vedremo titolare, magari non subito, perché dalle prove che ha fatto Mancini i titolari sembrano ancora Bonucci, Chiellini, forse Acerbi, però Alessandro Bastoni non va a fare il comprimario, credo. No, non penso neanche io, anche perché questa gestione della nazionale ci ha abituato a far leva un po' su tutti, e poi anche se giocherà, oltre che la soddisfazione personale, vuol dire che l'Italia va avanti, insomma, per cui credo che vada sereno e che possa sicuramente trovare i suoi spazi. Sei d'accordo con la cronologia? Abbiamo detto a gennaio sembrava difficile e da lì è partito un'altra Inter e devo dire anche un altro Bastoni, perché da lì la difesa dell'Inter ha fatto davvero la differenza, e c'è anche Alessandro. Sicuramente si è consolidati alcuni meccanismi in questa squadra, e quando c'è una buona organizzazione di gioco i singoli fanno meglio, e viceversa i singoli che fanno meglio migliorano anche l'opportunità di far giocare bene la squadra. Ma Alessandro però si merita tutto quello che ha, cioè non ha proprio fra virgolette rubato niente, si merita veramente tutto, perché questo anche successo che ha nel paese, perché è proprio uno di noi, insomma, tra virgolette, sì. No? Che è una bella favola, ma fatta di sacrificio, di serietà e di impegno e anche di spensieratezza, come è giusto che sia la sua età. Io ricordo sempre un servizio che abbiamo fatto sul derby Martelli PSG, l'Inter, no, all'epoca c'era già l'Inter, forse al Parma, non ricordo. Comunque non giocava e c'era il turno di riposo, lui era andato a vedersi il derby della Martelli, tifando ovviamente Martelli, quindi ti dà proprio l'idea. È un peccato solo che non sia uscito dal settore giovanile da Cremonese, ecco. Eh sì, quello sì, anche perché non era così lontano, insomma, da andare a vedere, a Canneto sull'Olio, perché l'hanno trovato praticamente, l'ha scoperto lì. Sull'Italia, Gino, che idea, che squadra è, cosa ti aspetti? Io penso positivo, ho fiducia e credo che sia attrezzata per fare un buon europeo. Per noi gli europei, per tradizione, sono difficili. Però, cioè, insomma, se arriva nelle prime quattro ha fatto tanto, se poi sei nelle prime quattro, dopo sogni. Eh beh sì, dopo può succedere davvero di tutto, l'abbiamo visto col Portogallo, che sembrava la più, tra virgolette, scarsa, invece è andata a vincere 4-5 anni fa ormai. L'ultimo europeo. Anche la Danimarca anni fa. Esatto, cioè, esatto. Un ultimo tema, poi lanciamo la sigla finale, la copertina finale, che però non è una copertina, un po' particolare. Le quote dei dilettanti, Gino, vediamole un attimo come sarà l'anno prossimo. Il tema del torneo juniores under 18 aggiunto, che peraltro è facoltativo, so che non ti convince del tutto, perché potrebbe passare il messaggio che magari ci giocano i ragazzi un po' meno bravi, no? Quindi il rischio
Anche sì, quello. Comunque le società, secondo me, faticano molto a gestire la doppia squadra juniores, anche perché, insomma, uno a 16 anni, dopo che esce dagli allievi, o è quasi pronto per la prima squadra, o la juniores gli serve come, no, come preparazione alla prima squadra. Però è un tentativo, insomma, adesso secondo me è anche, fra virgolette, giusto sbagliare, veniamo da un periodo difficile ed è una situazione che magari in effetti a quelli che fanno il salto da giovanissima juniores, vista l'età, trovano una categoria intermedia, ecco. Perché insomma in sostanza non si gioca da due anni. Sì, sei fiducioso su settembre, sì. Dovremmo andare via lisci, speriamo. Sono fiducioso su settembre e sul fatto che i vaccini hanno finalmente cambiato le cose. Mi piacerebbe che tutto il male che ha portato questa pandemia, però non ce la dimenticassimo e si tornasse sui campi con uno spirito giusto. Cioè, sì. non mi aspetto la prima rissa tra genitori perché si dica è tutto tornato normale. Esatto. Piacerebbe che ci fossero più terzi tempo e che si apprezzasse che si torna a giocare. Assolutamente. Grazie Luigi Galli di essere stato con noi. Grazie a voi. Un grazie anche a voi che ci avete seguito in tutta quest'annata, l'abbiamo detto tribolata, ma a suo modo comunque riuscita, almeno noi lo speriamo. Noi ovviamente torneremo a settembre sperando di potervi raccontare il calcio davvero dalla A alla Z, o meglio dalla Serie C alla terza categoria e anche al settore giovanile. Quest'anno non è stato possibile. Per lasciarci però anche come segnale di speranza vi raccontiamo, di solito facciamo la copertina finale, stavolta ringraziando tutti, dai tecnici chiaramente alla direzione, a tutti quelli che hanno lavorato e collaborato per questa trasmissione, vi lasciamo con una bella storia che arriva sempre da Piade Nadrizzone, riguardo un ragazzo che è partito dalla piccola, tra virgolette, Martelli ed è arrivato in Serie D. Lo facciamo con una canzone abbastanza evocativa, vi ringraziamo ovviamente per essere stati con noi e vi diamo appuntamento al prossimo settembre, ancora tutti in campo, su Cremona 1, buonanotte a tutti. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno, sei finito. Uno su mille ce la fa, cantava il Gianni Nazionale. E così, mentre Piade Nadrizzone aspetta l'esordio azzurro ad Euro 2020 di Alessandro Bastoni, ecco che sempre nel comune Casalasco sbuca l'esordio che non t'aspetti, ma che rappresenta il primo passo nel calcio che conta di un giovanissimo, classe 2004, Matteo Esposito, partito proprio da qui, dalla gloriosa Martelli, oggi iscritta alla seconda categoria e che nel 2020 ha festeggiato 70 anni di storia. A celebrare la prima convocazione in D con la maglia del Città di Varese, sorto sulle ceneri di un club di grande tradizione, con un passato recente anche in B come il Varese, è stata la stessa Martelli. Nel 2011 Matteo ha iniziato con la nostra società a tirare i primi calci al pallone ed è rimasto con noi fino al 2016, poi negli anni ha scalato le categorie passando alle Speria giovanissimi, poi a Lombardia 1 e successivamente agli allievi della Pergolettese. Approda poi alla categoria allievi nel Creme nella stagione 2019-2020, arriva agli Under 19 del Città di Varese. Proprio quest'anno è arrivata la convocazione in prima squadra in Serie D. Possiamo dire che un nostro piccolo Martellino sta iniziando a piccoli passi una bellissima esperienza nelle categorie del semiprofessionismo, ma la strada è ancora lunga per raggiungere i grandi sogni che ogni bambino custodisce e che anche Matteo aveva quando si allenava al Borrini di Piadena. Bravo Matteo e buona fortuna, conclude la società giallorossa. Speriamo un giorno di poterti applaudire in categorie sempre più alte, inseguendo ogni campionato, sogni e traguardi sempre più grandi e importanti. Continua così, perché la Martelli ti fa per te. Per vedere questo programma, scarica l'app o vai su cremona1.it.